Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Apex. Nello scorso episodio, oltre ad aver sclerato un pochino con i Pokémon, un po' tanto con i Pokémon selvatici, siamo giunti alla fine per scoprire che Aether, la nostra amica, è stata trasportata da un tizio oscuro in questa dimensione. Siamo entrati anche noi in quel portale, se così si può dire, e adesso ragazzi non so bene cosa fare. Direi di provare a muoverci. Vi porto un altro episodio di Apex perché, come vi ho già detto, in questo periodo di scuola Apex mi richiede meno tempo degli altri video, quindi riesco a portarvelo. Ok. Questa cosa che si va nel buio non mi piace, però. Questa qua. Ma se stelle. Ok, questo coso qua sembra. Oddio, ma è malatissima come cosa. Ma che cazzo. Eccolo! Dante, giusto e vero, si chiamava Dante. Vieni qua, Dante. Ah, ricordi il mio nome? Sono sorpreso. Stai lontano da Aether. Non lo capisci allora? Sembra che tu sia sotto. Sembra che tu sia veramente convinto che tu possa fermarmi. Sono ancora più sorpreso che tu sia stato in grado di seguirmi. Chi sei tu? Non importa, sono stufo di tutto ciò. Vai via. Ok, un'altra sfida. Di nuovo. Ma hai lo stesso Pokémon di prima? Ok, qualcosa mi dice che dovevamo effettivamente perderla, sapete? Potrebbe darsi. Ok, beh, abbiamo ovviamente perso, ma non c'era neanche bisogno. Sì, infatti dovevamo perderla per forza. È troppo forte. Lo capisci adesso? Non potrai fare nulla. Blaziken, finisci il lavoro. Oh, cazzo, ci vuole aprire. Maledizione, non ancora. Sto per svenire. No, un'altra volta. Capitolo 1 Nadir. Ok, siamo entrati in un nuovo capitolo. Non riesco a muovere il mio corpo. Oddio, è troppo inquietante. Sento come se io stia per cadere. Bam, questo qua era il suono secco della caduta. Sagaxis Forest. Ehi tu, svegliati! Cosa? Ti ho detto di svegliarti, mostriciattolo? Ma che diavolo? Oddio, che bello! Una foresta? Ma dove mi trovo? Ehi, sei sveglio? Sì, c'è questa bambinetta qua che ci ha visto. Che cosa stai facendo in questa foresta? Brutto mostro orribile. Orribile? Ragazzina, non sono un mostro, sono una persona esattamente come te. È esattamente quello che direbbe un mostro, giustamente. Ok, sono un mostro. Mi hai catturato. Ma prima di catturarmi e portarmi via, puoi almeno dirmi dove siamo? Eh? Non sai dove siamo? Questo potrebbe voler dire che ti sei perso. Andiamo, mio piccolo mostro. Dalia ti porterà via. Ok, Dalia mi sa che è la bambina che aveva 6 anni. Mi sono appena ricordata. Ci sono Pokémon selvatici. Ok, perfetto. Siamo quindi in una dimensione in cui sono presenti i Pokémon. Pokémon selvatici, sì, sono un po' ovunque. Ah, hai mai, credo che voglia dire, hai mai affrontato un Pokémon prima d'ora? Allora, aspetta. Esattamente, che cos'è tutto ciò? Non c'è tempo. Ah, minchia, Big Slowpoke, grazie mille. Ok, ci troviamo qua. Però io non posso proseguire. Ah, ok, minchia. Cioè, dimmelo che si poteva fare una roba del genere. Madonna, quanto è bello! Super, aspettate, voglio trovare dei selvatici. Vediamo un po' chi c'è. Venipede, livello 11. Dio mio, no, ok. Non cominciamo, ok. Esatto, perché volevo trovare i selvatici? Nello scorso episodio non ho fatto altro che trovare loro. Adesso via. Forza, forza, da questa parte. L'erba è alta da. Ok, devo trovarci i selvatici per forza, non sia mai. No, li ho evitati, incredibile.
Ci sono un sacco, c'è bella roba in questa foresta. Trovo un sacco di regali qui ogni giorno. Devo fare attenzione allora. A volte non li puoi vedere perché sono nascosti. Non riesco a capire se tipo sto usando delle espressioni strane che io interpreto. Ma forse è tipo. Oh, Dio esiste, grazie. Forse è un qualcosa tipo una lingua diversa addirittura. Non so se sono tipo espressioni popolari o robe simili. Ok, dobbiamo sempre seguire sta bambina. Che si atteggia un po' da vaffanculo. Si atteggia un po' da rivale di nuova generazione, ossia livello 14. 14, ma stiamo scherzando? Allora, giustamente non gli faccio niente. No, dicevo che la bambina si atteggia un po' da rivale di nuova generazione, cioè ci deve dire esattamente per filo e per segno cosa dobbiamo andare a fare. Proviamo a vedere quanto gli fa sgomento. Perché, raga, non provo a fuggire perché tanto. No, aspettate, ci provo. Ok, perfetto. No, devo evitare sti maledettissimi Pokémon in qualche modo. Dai. Spero che almeno sia la strada giusta. Almeno quello, perché ce n'era anche un'altra. Ancora questo fungus, livello 11 stavolta. Per fortuna che ora, volendo, c'ho anche le pozioni. Quindi, in caso di necessità. Oh, ok, eccola lì. Ciao, lo sapevo. Ma tipo Pokémon diversi e vabbè, ho tutto un po' aborto. Ma di Pokémon non me ne dai, figliola mia. Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! E mo? E mo a dove vado però? Potrebbe essere un problema, sapete? Ah, ok, perfetto, riparto da qua, giustamente. Ma chi cazzo è Dalia, raga? Mi si è buggato. Si è buggato tutto. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Come avete visto, si era buggato a caso, non riuscivo a muovermi. Però adesso siamo qua dalla bimba e stiamo per entrare in quella che sembra essere una grotta. Il tuo Pokémon è ferito? Fammelo curare. No, sta benissimo. Infatti, cioè, rifacendolo, non ho praticamente incontrato selvatici. Ovviamente, questo solo quando non registro. Beh, giusto, no? Entriamo nella caverna, evviva, non vedevo l'ora. Non ci saranno sicuramente se. Uè, che cosa curiosa. Strano, non li vedo mai selvatici in questo gioco. Allora, mi sono anche. Ho anche salvato un po' prima, così almeno. Allora, iniziamo ad aprire un po' di culi, perché altrimenti, raga. It's not very effective, ok. Dicevo, iniziamo un po' ad aprire culi perché dobbiamo salire per forza di livello, altrimenti qua. Non combiniamo niente, ricordiamoci che abbiamo anche delle pozioni in questo momento, quindi siamo anche coperti. Tipo adesso questo rollout qua farà un male boia, ecco appunto. Rock Smash, vediamo se riusciamo almeno a salire a livello 13. E no, 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 no. Ok, spero che la tipa sia andata di qua. Evidentemente no, perfetto, torniamo indietro allora. Non trovo più selvatici. Ah, eccoti qua. Per quanto ancora dovremo allontanarci? Siamo quasi arrivati, fratello, ma non era un mostro? Infatti è quello che ha detto lui. Adorabile, no? Adorabile è un cazzo, mi viene voglia di appenderla al muro. Ancora, mamma mia. Ma devo mantenere la calma. Livello 15. Cazzo. No, ovvio, ci mancherebbe solo. Ma farmi fuggire, ma non sia mai. Quanto ti faccio con Mudslab? Ma giusto per sapere. Madonna, fa un bot. Adesso mi gioco per forza una pozione perché altrimenti ci schiatto di nuovo. Dammela. Vediamo quante. Me ne hai date più di una. Ora ho fatto la merda. No, ok, ho fatto la merda. Allora, curiamoci Krogunk molto velocemente. Adesso, raga, perché fuggire non se ne parla. Tanto non ci riesco e perdo solo PS. Sarebbe il caso, secondo me, di buttarlo giù anche per un semplice fattore di crescita di livello, altrimenti qua non ce la caviamo veramente. Quindi Mudslap, iniziamo a diminuire un po' di precisione. Adesso direi di spammarlo. No, però se inizi a fare Protect, zio, cioè veramente ti sborro in faccia. Cioè, via, fuga. Dai, non ci credo.
Fanno salire il nazismo quando fanno così. Se mi inventassi un Rock Smash, Pursuit. Pursuit, ok, non dovrebbe essere molto efficace su di me. Rock Smash, quanto ti faccio? Non gli faccio un cazzo, ottimo. Però perlomeno gli ho diminuito la difesa. Porca troia, ho sbagliato mossa. Vabbè, tanto ho usato protezione. Dai che sbatti però, sti selvatici di merda. Io sto iniziando seriamente a odiare sto gioco, non avete idea. Due di fila! Due di fila! Basta! Madonna, quanto era bello sto gioco prima che venissero i selvatici. Pure Screech, adesso mi sputa in faccia e mi uccide. Ok, però Astonish fa abbastanza. Screech di nuovo, dai, dai che ce la facciamo, forse. Astonish, ti prego, almeno saliamo un po' di livello, perlomeno quello. Continua a fare Screech, bravissimo. Dai che poi devo andare a studiare scienze. Perché raga, dovete sapere che domani avrò l'ultimissima interrogazione. No, voi vedete questo video, no, voi lo vedete sabato, quindi oggi che lo vedete ho avuto, perché la vedrete dopo che avrò fatto l'interrogazione, l'ultima interrogazione dell'anno che mi permetterà di salvarmi perlomeno un'altra materia da portare a settembre. Però se questo Venipet qua mi tiene fino a domani sera, poi non riesco a studiare, quindi... Oh, perfetto, ci siamo capiti. Livello 13 finalmente, non impara niente ovviamente perché non sia mai. Basta! Ho appena finito di devastarne... Ninkada, Ninkada. Ok, perfetto, tu sì che sei serio. No, aspettate, dove cazzo è andata sta puttana? Dove cazzo è andata? Ma poi gli Among Us nelle grotte, ma che senso ha? Ma nelle grotte dovrebbero trovarsi Geodude, non gli Among Us. Lo so, ok, e vabbè, lo so che non devo andare da quella parte, ok. Però non ci sei tu dalle altre parti. No, un altro no, ti prego. C'è un altro ancora no. Fammi fuggire. Fammi fuggire. Fammi fuggire, mannaggia al... Fammi fuggire! Porco il... Nervosismo, che non avete idea! Ma perché devono fare un gioco così? Perché? Dio buono! Cazzo, una beta di merda, un'alfa neanche beta e Cristo Dio non si riesce neanche a scappare. Nervoso che mi danno. Vabbè, tanto prima o poi figurati se non attacca. Ecco. Ottimo. Adesso me lo ribaggerà di nuovo, no? Guardalo. Sì, a posto. Figurati se non me lo bugga. Perfetto, non me l'ha buggato. Miracolo divino. Sì, raga, ma che due coglioni sto gioco. Mamma mia. Veramente mi viene voglia di... Fatemi ci pensare, per piacere. Allora, almeno noto con piacere che... Qua i Pokémon si stanno facendo buoni, ovviamente. Ci mancherebbe solo che mi... Paras. Fammi fuggire, almeno te. Dio buono, che nervoso, che nervoso, che nervoso. Rientriamo in sta cazzo di caverna. 13 minuti e non ho fatto niente. Se viene fuori Venipet son fottu... ma manco a dirlo. Manco a dirlo. E vabbè, raga, a sto punto... Pure Rollout... Pure Rollout, vabbè. Diminuiscegliela sta difesa. Niente, non sia mai, figuriamoci. Due coglioni. Critical, che culo. Devo utilizzare Mud Slab, raga, perché sennò questo qua comincia a sweeparmi con Rollout. Potrebbe essere un problema. Dai, però guardate che non esiste una cosa, cioè... Capisco, ancora capisco i Pokémon forti, no? Lo capisco. Però, raga, cioè, che non si riesca a scappare è assurdo. Che non si riesca a scappare è assurdo. È assurdo. Vabbè, ho perso di nuovo, vabbè. Io mi sono rotto anche il cazzo dopo un po'. Che due coglioni. Ok, raga, eccomi qua. E niente,
Come vedete, è un altro giorno, sono vestito in modo diverso, infatti è domenica. Sto registrando questo breve spezzone perché il bug che avrete notato sicuramente nel momento del taglio si è verificato un'altra volta, solo che qua purtroppo io avevo salvato in un momento in cui avevo il Pokémon praticamente a vita 5 e quindi in sostanza ogni volta, perché ci ho provato per un po', ci ho provato per un'oretta buona per vedere se sto bug si sbuggava. Ogni volta che morivo, perché giustamente avevo vita 5, ritornava lì e si bloccava. Quindi, per colpa di questo bug, non posso assolutamente andare avanti. Cioè, potrei provarci, però, come avete visto, non si riesce a fuggire. I Pokémon selvatici sono troppo forti. Quindi, purtroppo, per colpa di questo bug qua, la serie finisce. Comunque, credo che degli altri let's play su internet, su YouTube, li troviate. Quindi, se vi interessa vedere come prosegue il gioco, potete anche andare a vederlo. E niente, per il resto, a parte a suonare il citofono, che adesso va mio fratello, per il resto noi ci becchiamo in un prossimo video.